Ciao, benvenuto in questa puntata degli approfondimenti. Oggi vorrei parlarti di un grande psicoterapeuta del secolo scorso. Vorrei parlarti del dottor John Bowlby. John Bowlby è oggi considerato come uno dei più importanti terapeuti, ma anche teorici, di quello che è tutto lo sviluppo dell'essere umano. In psicologia dello sviluppo le sue teorie oggi sono consolidate come conoscenze solide, negli anni sempre confermate da tutti quelli che sono stati gli studi successivi. Ma non è sempre stato così. Quando John Bowlby iniziò la sua carriera, iniziò a portare avanti quelle che erano le sue conoscenze nel mondo accademico, nel mondo della terapia dello scorso secolo, lui visse dal 1907 al 1990, ecco, questa fu la fascia della sua vita. Quindi negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, ecco, il suo portare un messaggio diverso non sempre venne visto bene. Qual era questo messaggio? Il messaggio di John Bowlby, a differenza di quella che era la conoscenza più diffusa dell'epoca in ambito terapeutico, in ambito di salute mentale, anche di psicopatologia, era che le relazioni fondamentali che il bambino viveva fin dalla nascita all'interno della propria famiglia, all'interno del proprio contesto di riferimento, erano essenziali per quello che era il suo sviluppo. Secondo John Bowlby, le relazioni in particolare fra madre e bambino andava a costituire quella che, secondo lui, che lui stesso definì come una base sicura fondamentale che, interiorizzata grazie alla relazione con la madre, permetteva al bambino di sviluppare dei modelli operativi interni sani, che gli avrebbero poi permesso di vivere con serenità e soddisfazione la propria vita. Questa per noi oggi è un'ovvietà, ma ai tempi di Bowlby non era affatto così. Lui stesso si trovò a doversi confrontare con un modello di derivazione più classico, nella quale anche le relazioni fra madre e bambino non venivano nemmeno osservate in ambito clinico, per cui a fronte di bambini anche con patologie evidenti, l'interazione che avveniva fra di essi e la madre e i propri caregiver non era tenuta in considerazione, partendo dal presupposto che le problematiche esistenti all'interno del bambino fossero molto probabilmente di natura più biologica, più istintiva, intesa proprio come biologia, quindi innate nel bambino stesso. Per cui nella terapia, banalmente, molto spesso non vi era neanche il consulto con la famiglia di origine. Per noi questo oggi è impensabile, ma questo grazie al fatto che persone come Bowlby sono state in grado di innovare, di portare una nuova visione molto diversa. In un suo primo libro, Why Loves Matters, quindi perché l'amore conta, Bowlby proclamò una tesi completamente diversa, secondo la quale l'amore all'interno della relazione fra madre e bambino era fondamentale, era necessario per andare a costituire questa base sicura all'interno del bambino stesso, che gli avrebbe poi permesso di vivere con serenità tutta quella che era la sua vita. Il problema di Bowlby, come quello di tante persone illuminate che riescono ad avere una visione
più ampia era che era necessaria una ricerca, era necessario un riscontro empirico, era necessario poter approfondire questi temi andando a studiare effettivamente la relazione madre-bambino. Questo fu possibile grazie all'aiuto di una sua studentessa inizialmente, che poi divenne ovviamente una sua grande collega, ecco, che fu Mary Ainsworth. Mary Ainsworth ebbe la geniale idea di creare una situazione strana, appunto strange situation, una situazione strana nella quale il bambino veniva inserito, veniva messo e osservato. Per cui, grazie a questo protocollo di ricerca denominato Strange Situation, Mary Ainsworth aiutò Bowlby e insieme a lui riuscì a catalogare quelle che erano quattro diverse tipologie di reazione dei bambini di fronte a questa strange situation, una situazione strana nella quale il bambino inizialmente era con la madre, poi la madre usciva, poi la madre rientrava, poi entrava anche uno sconosciuto, poi la madre riusciva, poi la madre rientrava. Ecco, una situazione particolare nella quale, trovandosi immerso il bambino, le reazioni che esso aveva andavano a definire quello che Bowlby definì lo stile di attaccamento. Quindi nella teoria di Bowlby questo attaccamento, questo device, questo sistema di attaccamento, qua Bowlby prese dagli studi dell'etologia, che essenzialmente va a portare il bambino a sviluppare proprio un attaccamento predefinito verso delle figure di attaccamento specifiche. Questo sistema di attaccamento diviene quindi fondamentale, fondamentale per la sopravvivenza, fondamentale per la crescita del bambino. Ma come dicevo, ve ne sono di diverse tipologie che, grazie a questa strange situation, era possibile indagare, era possibile catalogare. Allora, quali sono queste categorie? La prima è l'attaccamento sicuro, quindi un bambino che a fronte della madre che esce riesce a mantenersi tranquillo, sereno, la saluta uscendola, la saluta quando rientra, nel contempo gioca, fa le sue cose, si avvicina a lei quando lei rientra, sta ancora con lei, poi ritorna a giocare. Insomma, un bambino sicuro, in grado di esplorare anche il mondo circostante con serenità, di fronte anche alla persona estranea, riesce a socializzare, riesce a capire un attimino meglio la situazione, si sente sicuro, un bambino che ha interiorizzato una base solida e sicura che gli permette di affrontare con sicurezza il mondo. L'altra tipologia riscontrata dai grandi studi, poi cross-culturali, quindi fatti in tutto il mondo da Bowlby e dalla sua collega Mary Ainsworth, è che un'altra tipologia di reazione è quella di un attaccamento insicuro. Nell'insicuro abbiamo due categorie, l'insicuro evitante e l'insicuro preoccupato. Quello che notarono fu proprio questo, fu la tendenza dei bambini a reagire in modo insicuro secondo due tipologie distinte. Quindi da un lato una tendenza a isolarsi, ad evitare, a evitare gli stati d'animo, le emozioni, le sensazioni negative che il bambino avrebbe potuto provare o che provava nel momento in cui la mamma andava via, per cui semplicemente la mamma usciva, lui rimaneva lì a giocare con i suoi giochi, oppure rientrava e lui faceva finta di niente. Però ad un esame più attento, quindi che andasse magari a misurare quelle che erano le reazioni fisiologiche del bambino, si poteva notare come in realtà, nonostante non lo desse a vedere, il bambino viveva tutta una serie di emozioni, di stati d'animo, di sensazioni molto forti, molto importanti. Ecco, come se già nei primi anni di vita il bambino avesse appreso a non mostrare, ma forse addirittura neanche a percepire, a sentire le proprie stesse emozioni, i propri stessi vissuti, per cui una forma di attaccamento più di tipo evitante. Un attaccamento sempre insicuro, ma differente, era quello preoccupato, un bambino ambivalente, un bambino che a fronte di una mamma che esce inizia a piangere, sta male, si dispera, magari continua a farlo non riuscendo neanche a portare avanti il suo gioco, la sua attività così importante come sappiamo per i bambini.
Nel contempo, una volta rientrata la mamma, ancora il bambino sta male, ancora il bambino fa fatica a rientrare in uno stato interno tranquillo, come se le sue funzioni di autoregolazione interne fossero compromesse, quindi da un eccesso di controllo, se vogliamo ipotizzare, di un attaccamento più evitante, ad una incapacità, una sregolazione di quelle che sono le funzioni interne di controllo. Per cui un bambino disperato in buona sostanza. Ecco, queste le tipologie riscontrate principali. Una quarta categoria poi è una casistica inferiore ma comunque significativa di bambini che vengono classificati come disorganizzati, nel senso che proprio a livello di cognitivo, di struttura, si vanno a disorganizzare, come se non fossero proprio in grado di gestire quello che sta accadendo ad un livello più patologico, quindi più importante, per cui ad esempio paralizzandosi, ad esempio cadendo per terra, rimanendo come tramortiti. Ecco, questa tipologia, come vedremo poi, è collegata a tutta una serie di altre complicazioni. Però ecco, già questi studi furono fondamentali, perché grazie ad essi Bowlby, insieme ai suoi colleghi, insieme a Mary Ainsworth in particolare, fu in grado di dare corpo alla sua teoria, al fatto che l'amore era fondamentale. L'amore inteso come un'interazione affettiva, importante, come sapremo poi dopo, di sincronizzazione efficace, di sincronizzazione, di micro-sintonizzazione costante nella relazione, fa sì che il bambino vada veramente ad interiorizzare una base sicura, vada veramente ad interiorizzare la consapevolezza che l'altro comunque c'è per lui, che quindi può muoversi, può andare, può giocare, perché tanto l'altro c'è. Quell'altro, dopo mesi, dopo anni di interazione, diventa interiorizzato, diventa un altro solido, forte che abbiamo dentro di noi. Appunto una base sicura, dei modelli operativi interni solidi che permettono poi al bambino, crescendo all'adulto, di affrontare con serenità la vita. Questo fu il passaggio successivo, ancora grazie ad opera di una studentessa della Ainsworth, che si chiamava Mary Main, che arrivando divenne anch'essa un importante collega, una persona che fu in grado di adattare gli studi dell'attaccamento appunto di John Bowlby agli adulti, comprendendo come vi fosse una linearità fra quelli che erano le quattro tipologie di attaccamento dei bambini con la crescita dell'età adulta, quindi con la crescita dell'adulto. Per cui Mary Main ebbe il merito, grazie ad anch'essa ad un altro protocollo di ricerca denominato Adult Attachment Interview, di creare un'intervista grazie alla quale era possibile andare a catalogare gli adulti anch'essi nelle quattro tipologie. E la cosa molto interessante fu scoprire, grazie a successive ricerche, come vi fosse appunto una correlazione importante fra l'attaccamento del bambino e l'attaccamento dell'adulto. Come dire che noi fin da bambini apprendiamo, in quegli anni così importanti della nostra vita, proprio il nostro stile di relazione in definitiva, ma ancora di più il nostro stile di attaccamento, che va a strutturare il nostro modo di percepire tutto quello che ci circonda, compresi noi stessi. Per cui un adulto che ha un attaccamento sicuro da bambino diventerà una persona in grado di gestire le emozioni, in grado di provare emozioni positive e negative, gestire con sicurezza le tante piccole prove, piccole e grandi prove della vita. Un attaccamento più insicuro e evitante, nei casi estremi potrebbe addirittura portare per esempio ad un disturbo evitante di personalità, più nella media può diventare una tendenza un po' a isolarsi, un po' a far fatica a contattare le proprie emozioni, una fatica a riconoscere ad esempio i propri bisogni, a essere consapevoli di quello che accade dentro di noi. Un classico adulto che da bambino aveva una tendenza all'evitamento, per esempio, potrebbe far molta fatica appunto a riconoscere i propri stati interni, le proprie emozioni, magari riuscirebbe giusto a sentire la rabbia, ecco, quindi emozioni forti.
un bambino con un, appunto uno stile insicuro, più ambivalente, potrebbe appunto diventare invece un adulto più preoccupato, più ansioso, più angosciato, incapace di gestire quelle che sono le emozioni troppo forti, travolgenti, quindi nei casi estremi potremmo andare verso un disturbo borderline di personalità, nei casi più patologici, ma tendenzialmente nella media più proprio ad una tendenza a iperattivarsi, ad avere sbalzi di umore importanti e grosse difficoltà nelle tante piccole situazioni della vita, quindi da uno stile più evitante dove i problemi, le difficoltà, anche le emozioni forti o anche temi vengono semplicemente evitati, ad una tendenza ad esagerare un pochino tutto dentro, a viverle tutto in modo molto caotico, molto importante. Dall'altra tipologia, come dicevo, uno stile più disorganizzato, lì si va più verso una frammentazione dell'io, questo ha più a che fare con il trauma, più a che fare con veramente complesse relazioni fin da bambini che possono poi portare a patologie più gravi, più strutturate. Ecco, però il grande intervento di John Bowlby, il grande contributo che lui diede al mondo, alla nostra conoscenza, fu proprio questo, quello di mettere una parola fine sulla questione fondamentale dell'importanza delle relazioni materna, con i caregiver, con le persone di riferimento nella vita delle persone. Ora, grazie a lui, sappiamo che le relazioni della nostra vita ci vanno a costruire. In realtà sappiamo addirittura che il nostro stile di attaccamento può essere anche modificato nel corso della vita, questo grazie a relazioni particolari o addirittura ad una psicoterapia. Ecco, siamo in grado di trasformare le tendenze, gli stili che abbiamo acquisito fin da bambini, stili che diventano sempre più sicuri, forti e stabili quando siamo all'interno di relazioni in cui percepiamo amore, in cui percepiamo affinità, sincronizzazione, rispetto, vicinanza, attenzione, in cui veniamo visti per quello che siamo e riconosciuti come esseri distinti con un loro bisogno, con una loro particolarità. Ecco, questo è il grande contributo che questo grande uomo è stato in grado di dare alla nostra conoscenza e alla conoscenza di come le persone crescono, di come le persone si sviluppano, di come le persone diventano ciò che sono. Per qualsiasi ulteriore approfondimento ti rimando sul mio sito, dove potrai trovare anche una più dettagliata biografia di Bowlby e di quello che è stato il suo lavoro. A presto!